Allora, passiamo direttamente al Presidente della Giunta regionale. Io ringrazio il Sindaco, ringrazio tutti gli interventi, dei quali ho preso una nota non solo sostanziale ma anche formale. Ringrazio anche per lo sforzo adulto, maturo, che ho visto nel redigere il documento, perché tratteggia un metodo. Tutto quello che ho sentito mi vede coinvolto, motivato e interessato. In buona parte degli interventi c'è anche la possibilità di cucire la risposta ai vostri interventi. Mi torna utile anche quello che ha detto Dolly, oltre a quello che ha detto nella parte assumibile Piccone e il Presidente della Provincia dell'Aquila. Sottolineo la parte assumibile perché c'è una parte assumibile, dove fai appello alla serietà delle condotte successive, perché è chiaro che stiamo parlando di un argomento che ci vincola tutti, non a fare bella figura adesso, ma a fare cose a partire da domani, sapendo che dovremmo imparare tutti insieme che ci sono questioni che si collocano sopra, fuori dell'agenda delle parti e degli spettacoli della politica. Un errore che ha commesso questa regione nel corso di lunghissimi decenni, l'ultima volta che c'è stata una regione è stato 1989-90, lì si è cessata l'attività della regione, l'attività della programmazione e dell'utilizzo degli strumenti. Da allora, ogni volta che c'è una rotativa programmatoria o normativa o finanziaria, assomigliamo come a delle iene, come se quella fosse l'ultima occasione del mondo. E tutti vogliono aggrapparsi, tant'è che questa vicenda ha portato ad una grande produzione di incertezza chi c'era prima di me. E solo per questo io tenterei ad assolverlo, che non sapeva che pesci prendere. Non voleva scattare la fotografia della zonizzazione, non volendo riconoscere che adesso ce ne toccavano soltanto 251.000 dei 305.000 precedenti. E allora che si pensa? Parla e parla, si trova il tipografo casuale di turno dal quale si chiede un consiglio e il tipografo casuale di turno gli dice: ma sai che fai? Non ti assumere responsabilità, tu zonizza per 350.000, ti fai dire da qualcuno di no e fai lo spettacolo, comunichi che il mondo ce l'ha con noi. Nella delibera adottata, ed è la prima volta che si fa delibere sulla zonizzazione, proprio per evitare il nascondimento, lo sa il collega di 5 Stelle alla mia destra, lo sa il collega del centrodestra alla mia sinistra, sempre letterine sono state fatte, perché le letterine consentono anche aggiustamenti in corso d'opera. Questo lo si è fatto anche nell'utilizzo dei fondi comunitari, ma so che è una pratica in uso nel 50% delle regioni, in un gioco, diciamo, di aggiustamenti progressivi. Noi abbiamo detto no, noi faremo atti tipici. Atti tipici che, se cristallizzano per alcune zone quegli strumenti, per la durata di quegli strumenti, per altre zone ci sono altri strumenti. Il dibattito che si è introdotto qui è: c'è una sostituibilità, c'è un'alternativa possibile in questo tempo corrente, non dovendo aspettare l'altra stagione che si apre? È qui che si apre anche l'intelligenza dello strumento che voi avete utilizzato, che è questo documento. C'è stato un aggettivo che io non condivido di quello che ha detto il Sindaco, ma in un quadro di un'assemblea così impegnata gli aggettivi si rimpiccioliscono. Il metodo indica 6 grandi questioni, a cominciare dal mettere in esercizio infrastrutture che voi avete già pagato, tipo l'infrastruttura per la mobilità delle merci e la logistica delle merci. Lì siamo davanti ad una questione di immoralità che riguarda tutti i colori politici e tutte le stagioni. Quando un'opera viene collocata con il denaro pubblico, quell'opera, lo dice il cardinale Martini, deve entrare in funzione. Non c'è nulla che possa impedire la funzione.
nessuna momentanea allocazione, ancorché di valore, può denaturare l'originaria funzione di quella infrastruttura. L'intelligenza di apparati, di poteri, di funzioni che noi portiamo avanti ci deve garantire che si faccia uno più uno, non uno meno uno. Se l'uno che guadagniamo è l'infrastruttura per la logistica, vi dico subito, perché sennò parte un'altra sarabanda, non è che qualche altra città si guadagna il punto di forza della Croce Rossa. Noi manteniamo in vita, per l'affetto che voi avete e per la capacità che ha solitamente la Croce Rossa di essere una luce solidaristica e non solo, manteniamo in vita anche la vitalità della Croce Rossa. E qui siamo ancora ai preliminari. Mi convince molto il ragionamento che avete fatto per quanto riguarda l'ulteriore infrastrutturazione del vostro territorio, rivedendo il diritto alla velocità per la gomma e per il ferro, e non solo perché ho passione per questi argomenti, perché abbiamo già avviato un dialogo competitivo con la Corte Celeste delle Ferrovie. Siamo stati in una partita di andata a Piazza della Croce Rossa, adesso ci sarà una partita di ritorno in Abruzzo e faremo due tappe. Una in uno snodo importante che si chiama Mezzano, ma non perché sto parlando adesso qui, perché si trova in un punto centrale di questa grande rete ferrata che è la Pescara-Roma, che mi toglie anche dall'imbarazzo che quasi tutte le strutture iniziano per Pescara e si concludono con Roma. Faremo una tappa di confronto con la Corte Celeste, che sono Elia Gentile Soprano e il capo di Vitalfer, per fare in modo che si mantenga fede agli impegni che hanno già assunto di ridurre i tempi di percorrenza, scegliendo due slot ferroviari per quanto riguarda la riduzione delle fermate, facendo in modo che noi non facciamo come sta l'Eolio o i soldati del Re Ferdinando, che se riduciamo le fermate non dobbiamo perdere l'utenza. Per non perdere l'utenza, avendo ridotte le fermate, c'è bisogno di coniugare gomma e ferro. Gli autobus raccolgono con corse ripensate l'utenza e gli autobus devono portare le persone utenti nel luogo che rimane secondo un ragionamento da slot ferroviario. Perché il tempo come si rispetta? Dobbiamo evitare tutti i punti critici e dobbiamo aumentare i punti di forza. Un punto critico è la fermata e nella fermata il punto critico è anche la velocità di arrivo, la presenza o meno di deviatori di qualità. Come sa bene una bravissima marsicana che ci ha aiutato molto a elevare un dossier di qualità di questo tipo, tra l'altro vi annuncio anche che ci darà sempre di più una mano anche nella conferenza Stato-Regione, questa marsicana di un comune, adesso non mi ricordo esattamente quale. Apriremo allora questa seconda pagina di questo confronto impegnativo competitivo per fare in modo che si riducano fermate, si completi l'impianto di tecnologizzazione del controllo centralizzato, si modifichi e si cambi il materiale rotabile. Come si ottiene questo? Perché noi siamo più arroganti di quelli che c'erano prima? No. Perché di colpo l'Italia presenta sette semi che non ne ha più? No. Noi abbiamo uno strumento per chiedere il materiale rotabile che non si è mai utilizzato. Questo, l'onestà di tutti i presenti in questo semicerchio mi consentirà di affermarlo. Per avere la sostituzione del materiale rotabile c'è bisogno che il contratto di servizio venga fatto tra contraenti. I contraenti migliori sono i privati tra loro, quando fanno le iene. Quando il pubblico contrae con un soggetto privato, un soggetto a gestione privata, a rilevanza pubblica come le ferrovie, solitamente il pubblico balbetta, perché non ha dotazioni umane, non fa le riunioni preparatorie in precedenza, non si irrobustisce per convincere e vincere. Noi, siccome abbiamo ereditato, e questo lo dico dalla precedente amministrazione, un argomento di forza, che è la rottura del contratto di servizio precedente e la possibilità di bandire una gara, con i tempi che tu sai sono tempi lunghissimi e non scontati, questa divaricazione di rapporto contrattuale ci consente, tra virgolette, di fare una intelligente concussione induttiva sostenibile, dicendo: noi facciamo la gara se voi non ci date retta. Noi siamo pronti a rinegoziare i punti di acquisto del vostro prodotto, ma vogliamo che il materiale rotabile destinato da Pescara a Roma sia un materiale rotabile capace anche di accelerazioni quando deve ripartire con sollecitudine, che abbia l'assetto variabile. Tutto quello che in Umbria già
Francesco, e c'è anche in altre regioni che noi non siamo riusciti ad avere perché non avevamo le bravure di competizione. Ci hanno letteralmente deglutito quando noi andavamo a parlare con le Ferrovie, o non ci si andava, o quando ci venivano ci trattavano come quelli di Fontanara. Questo richiederà una grande intelligenza. Cioè, quando noi determineremo per alcuni slot ferroviari il superamento delle fermate, non deve partire la sarabanda. Ecco perché è utile l'accordo di programma, ecco perché è utile l'adunanza delle responsabilità, ecco perché dobbiamo parlarci in anticipo, ecco perché la programmazione è una risorsa. Che cos'è la programmazione? È lo svelamento. Io ti svelo dove voglio andare a parlare e ditemi qual è il vostro punto di vista. Mi convince molto anche il tema della infrastruttura viaria, stradale e statale, per la quale vi garantisco non solo attenzione. Il presidente Ciucci e l'ingegner Baio torneranno presto in Abruzzo entro settembre per vedere altre due o tre priorità, dopo che noi abbiamo precisato le due grandi priorità regionali. Anche lì abbiamo avuto coraggio. Per la prima volta, dopo 20 anni fa, abbiamo detto una delibera di giunta: queste sono le priorità infrastrutturali della Comuna. La Fondo Valle Sangro, che è una priorità infrastrutturale, e poi la direttrice, consentitemi, da Amatrice, che passa per L'Aquila e che va fino a Bussi. Adesso c'è il tema di arredare Avezzano, e poi c'è il tema di arredare la Valfino, e poi c'è il tema di aumentare la capacità di accoglienza dell'asse attrezzato. Però se uno non comincia a colpire i bersagli e li tiene tutti nascosti, sono tutti umidi di timidezza. Tu non riesci mai a incolonnare questo adesso e questo dopo. La programmazione serve a stabilire cosa si fa prima e cosa si fa dopo. Ma non è che quello che si fa dopo non si fa, si fa soltanto dopo. Per non decidere in Abruzzo non si è fatto mai nulla, né quello di prima né quello di dopo. Sulla partita dell'autostrada, per la quale nutrirei un conflitto di interessi, ma come è noto non ho timore di parlare neanche degli argomenti impegnativi, una battaglia noi faremo, e la farò io per primo, come togliate rispetto alla pacificazione nazionale. Chi si è aggiudicato la gara internazionale, deve versare 56 milioni di euro l'anno di royalty allo Stato. Quei 56 milioni di euro l'anno che vengono versati sono della Toluso, come Formigoni ha precisato per identica vicenda in Lombardia. Non esiste che si fa una gara per alcune royalty guadagnate per quella infrastruttura di quel territorio e facciano parte poi di un tesoretto nazionale, della fiscalità generale. La battaglia non complicata, si tratta soltanto di essere riconosciuti come adulti nella trattativa con Roma, e che quelle risorse devono servire per l'Abruzzo, da spendere come? Ve lo dico e ci lavoriamo insieme. A me serve l'aiuto di quelli di tribuna, che sono quelli di 5 Stelle, di quelli di opposizione governativa, che sono quelli di centrodestra, e mi serve anche la serietà tematicamente adesiva di tutto il PD, che le deve capire queste questioni tutto insieme. Noi una parte di quelle risorse lo possiamo utilizzare per comprimere i costi dell'accesso autostradale di chi tutti i giorni lo usa per necessità. E chi sono? I pendolari da lavoro, i pendolari da studio. Questo è un obiettivo contrattuale che la proprietà è d'accordo, ovviamente, che non è onerosa per sé. E deve essere d'accordo anche il soggetto vigilante. Tra l'altro c'è un'incertezza normativa che ci fa forti, perché quel denaro per legge dovrebbe andare al Ministero, si ferma ancora all'ANAS perché si è fatta l'Agenzia delle Strade e delle Autostrade. Quindi in questo quadro di incertezza, che sembra quasi che chi lo ha preso fino adesso lo debba ricacciare, noi ci possiamo infilare con una norma da mettere a dicembre, che vi risolve davvero un tema che per la vita delle persone è uno sbarramento, perché più di tutti lo vivete voi e sapete che lo vivete voi, perché l'autostrada produce reddito da questa tratta fino a Roma. E quindi deduco che è qui che viene usato ed è qui viene patito il costo. E io una battaglia di questo tipo, adesso non so se ce la faccio stasera, ma domani io attivo una robusta iniziativa per cominciare l'opera di convincimento. Lo spettacolo è che faccio un comunicato stampa. E vedete, io non li faccio comunicare di stampa. L'iniziativa seria è di costruire il consenso con tutti quelli che mi devono facilitare la vittoria. E se si
fa insieme tutti collaborano, se si fa separatamente qualcuno gioca contro, fa le pozzanghere. E la data è la finanziaria, è lì che ci vuole una norma, che guardate, è una norma non né perigliosa né oltraggio, perché fa parte di un patrimonio di esperienza che già c'è in Lombardia. Il primo e migliore Formigoni era normale che ottenesse questo tipo di risultato. Argomento concernente il PSR. Io provo compassione per quello che a tratti ho visto nel rapporto società esterne Regione. Qui si è fatta giuridicizzazione penalistica sulla cartolarizzazione della FIA, della FIRA, ma dovremmo fare una giuridicizzazione politica sulla cartolarizzazione dei cervelli. Noi abbiamo 470 milioni di euro per i fondi del PSR. Io vi dico, ad assetto dato, vi ringrazio se ci morderete alle caviglie per fare in modo che noi riusciamo a spenderli tutti. Noi adesso abbiamo fatto un piano per digitalizzare e infrastrutturare, per quanto riguarda la banda larga, tutto il territorio rurale abruzzese. 75 milioni di euro spenderemo, 25 nuovi derivanti dai vecchi fondi della crescita agricola, 25 ce li dà lo sviluppo economico Antonello Giacomelli, gli altri 25 ce li dobbiamo mettere noi, 75 milioni chiudiamo la partita. Ma sapete come nasce questo? Nasce con un'operazione di recupero da marmellata. È venuto fuori perché non c'era altro modo di spendere, secondo i tempi consentiti, quell'accumulo di risorse. Se allora la Marsica ci viene a chiedere, ci fate un trattamento differenziato per noi sul piano normativo e regolamentare in maniera tale che una parte significativa venga destinata alla Marsica, io vi dico, non ci costa fatica, e lo sanno bene tu, il giovane bravo che ha parlato prima, lo sanno le spalliere umane che stanno in fondo. Quindi ci venite incontro, ci serve. Ed è la complessità della spesa di qualità che ci fa chiedere aiutateci, svelateci i bersagli di questa attività, perché tutti gli strumenti fino ad oggi veicolati sono generici, e non perché generici devono essere gli atti di programmazione strategica, perché non si conosce la vita reale, perché non c'è questo lavoro di uncinetto a conoscere la vita reale, perché ci vuole l'uncinetto, non bisogna essere garantiti per fare l'uncinetto. Chi lo fa? Chi non è garantito il lavoro faticoso di svelamento, di snidamento delle questioni? Io ho fatto l'amministratore locale, voi dite che ho fatto il sindaco, io ho dovuto fare due forze il sindaco. Io ho fatto bene e ci ho costruito un impero, il presidente della provincia, un impero ci ho costruito. Cioè io sono imbattibile con la storia della provincia. Ed era un ente che assisteva i figli illegittimi, sapete chi sono i figli illegittimi? Ed era un senato dei marciapiedi, non aveva le competenze sulle politiche del lavoro. Noi intervenivamo come la Croce di Costantino, dovunque c'era un problema. È lì che abbiamo imparato a stare dietro alla vita reale delle persone, delle imprese e dei territori. Ci fu un allagamento, noi pagammo come provincia le spese dell'ufficio delle finanze per fare i rimborsi alle imprese danneggiate. Per capire come si riempiono i vuoti delle procedure quando si ha contezza dei poteri e delle funzioni e si conosce la vita reale delle imprese. Allora chi mi chiede nel documento, declinerete in maniera differenziata le norme attuative, regolamentari, applicative del PSR della Marsica? Per fortuna che ce lo chiedete, perché sennò riavremo le barbe non fatte degli ultimi giorni dei dirigenti della regione. Mi riferisco a quello che è andato in pensione, che mi è venuto a chiedere, mi fai rimanere, ma con tutto il cuore, se fossi mio zio e fai il condomino del mio appartamento, ma poiché dovresti fare il direttore generale della regione, non ce la fai ad arrivare a quel dominore, non ce la fai, ci vuole un'altra figura. Se la diffidenza vostra
è stata parametrata rispetto alla lentezza di prima è perché prima non c'era un'organizzazione che determinava la lentezza di tempo. La prima riforma che abbiamo fatto noi, e dateci merito, è di creare non una cantina di Sappancio dove 14 persone contano la pari e non si capisce chi deve fare le cose. Lì è nato un direttore generale che poi ha trovato un direttore generale. 7 capi dipartimento e sulle grandi partite un commissario realizzatore. Quella era l'intuizione di Lunardi nella parte delle opere pubbliche. E poi l'abbiamo configurato sul resto. Ma sui dossier complicati come si fa se non c'è uno che avoca a sé tutti i poteri? E davanti ad una logica di questo tipo, se non c'è uno che avoca tutti i poteri, non ce la fa a raggiungere questi risultati nei tempi che voi dite, soprattutto perché Bruxelles, il Dipartimento dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ci dà un timing sui risultati. Quindi sono d'accordo, ma vi ringrazio io. E scriviamo a quattro mani le questioni. Io non ho salvaguardie particolari, non ce l'ho, voglio solo fare bella figura. E la garanzia deve essere che noi vogliamo fare bella figura e che siamo ambiziosi. Io me ne voglio tornare a casa carico di consenso, senza denunce, senza indagini penali, carico di consenso. L'altra questione che avete sollevato, sulla quale non ho un'immediatezza di consenso, gliel'ho detto al presidente Di Pangrazio quando abbiamo fatto un lavoro preparatorio assieme a Lolli e ai consiglieri regionali della provincia dell'Aquila, c'era anche il presidente Di Nicola, il presidente Berardinetti, e abbiamo incrociato sguardi e opinioni anche di altri. Quella partita dell'Accademia della Cucina va resa oggetto di un'ulteriore elaborazione, di un ulteriore approfondimento. Sono d'accordo che una infrastrutturazione univoca delle potenzialità culturali della Marsica significa anche irrobustire la capacità di attrattiva turistica della Marsica. Così come sono d'accordo che i numeri che voi producete sul piano della domanda di salute vi rende protagonisti di un progetto strategico di organizzazione della risposta di salute della Marsica, cioè l'ospedale di Avezzano non è una funzione di quello che avanza. Deve avere un suo protagonismo, ma perché? Perché non si vince, com'è la frase dei romani, non si vince contro i marsi, non si vince senza i marsi. Ma non per questo, perché qui avete i numeri dell'utenza. Io prima di venire ho dato uno sguardo alla situazione dell'utenza sanitaria e qui voi avete i numeri. Ed è in ragione di questo che un capitolo a parte deve riguardare l'infrastrutturazione ospedaliera, territoriale, della capacità di cura e di premura per tutto il vostro territorio. So anche che avete una buona tradizione di approvvigionamento dei servizi ecologici, mettiamola così. Mi è arrivata una delibera già istruita con i cugini laziali per quanto riguardava il conferimento di una quota di rifiuti nella vostra coccolata e funzionante infrastruttura che eroga servizi ecologici per l'intero territorio. Nulla di più facile da dire di sì. Mi sono fermato un minuto prima dicendo voglio sapere le opinioni dei sindaci, ma non le opinioni millimetriche di tutti i sindaci, le opinioni sostanziali dei sindaci che sono classe dirigente, non della maggioranza. Quelli che hanno una espressività di rappresentatività di un territorio, perché mai avrei potuto consentire, perché mentre sulla programmazione abbiamo fatto una scelta di rigore che siamo venuti a discutere, poi che mi si dicesse pure che vi impedisco la zonizzazione per la compatibilità degli aiuti di Stato, però vi vengo a conferire qui i rifiuti. Era un colorato arlecchinesco insopportabile, a meno che non trovo il consenso dei comuni. E io non dico i cittadini, perché per me il sindaco rappresenta quella collettività dall'inizio alla fine del mandato. I sindaci mi devono dire che cos'è che ritengono rispetto a quella vicenda che sta lì. Mi sono inventato una delibera di non approvazione in attesa del pronunciamento dei sindaci. L'altra questione che mi appassiona molto mettervi in evidenza è su questa. Faccio mia colpa per adesso per quanto riguarda
la mancata annotazione nei documenti di governo di una infrastrutturazione per il cicloturismo che riguardi anche questa zona nobile del turismo abruzzese, ma non perché l'abbiamo esclusa dai programmi, l'abbiamo esclusa dalla narrazione dei programmi, ma c'è, perché noi parliamo di tutti i fiumi che noi dobbiamo arredare e naturalmente le parti di pregio, ma questa pesa di meno rispetto a quella che voglio dirvi adesso. Noi abbiamo 169 milioni per gli schemi idrici, 69 ce li ha dati Palazzo Chigi, struttura tecnica di missione di Mauro Grassi, che sta nella stessa struttura dove c'è Marco Minniti. Mauro Grassi, ex direttore generale della regione Toscana, che gestisce questa struttura di missione per la erogazione dei fondi per gli schemi idrici italiani. E poi abbiamo 100 milioni di derivazione del nostro quadro di programmazione strategica, quindi sono 169 milioni. Beh, io vi dico, una parte rilevante di queste risorse, in coincidenza di elaborati progettuali di qualità che non permetteremo, di voleranno per la lavorazione tecnica più del 2%, colpirà a favore il sistema territoriale della Marsica. Ma non solo. Renzi su questo gli si può dire tutto, ma su questo la consapevolezza di come vanno le cose ce l'ha, sta predisponendo un altro piano per fare in modo che anche l'approvvigionamento fluviale da una parte e l'approvvigionamento da infrastruttura edificata dagli uomini vengano resi oggetto di particolari lavori di risanamento, cioè all'indirizzo di questo bersaglio metterà ulteriori risorse. All'inizio lui stava pensando solo alle città metropolitane, poi voleva limitarle soltanto alle città capoluogo. In una discussione fatta da me, dal presidente della Basilicata e dal presidente del Molise, l'abbiamo convinto a metterci territori che verranno indicati da parte dei presidenti di giunta regionale. E io ho interesse che una realtà come questa, e qui dico la parte di forza di questo mio intervento, che ha un valore a livello regionale, perché per chi ci vive ha 10 valori, a livello regionale ha un valore, uno, laico più di tutti, lo spazio. Se l'Abruzzo vuole fare politiche di attrazione di investimenti e scavalca per un attimo la veloce Val di Sangro, l'altro sito più grande, molto più grande, più spazioso, più comodo, è l'area della Marsica. Qui c'è l'abbondanza di spazio, che è uno dei requisiti per fare attrattiva di investimenti. Allo spazio, se tu ci metti la convenienza amministrativa, cioè zero tempo per dire di sì, la convenienza fiscale che va negoziata e guadagnata, la convenienza finanziaria e finanziante che va negoziata e guadagnata, pacchetti formativi ad hoc, io non credo che ci saranno imprenditori che diranno facilmente di mio o di no. Poi deve essere tutto vero, tu lo confezioni, lo armonizzi e deve essere vero. La sfida è rendere vero quello che noi sappiamo che possiamo dare. Al metodo accordo metto due firme. Noi dobbiamo trovare ogni 20 giorni, ci dobbiamo vedere per organizzare la progressività di questo lavoro. Noi vi informiamo progressivamente sulla capacità di copertura finanziaria e normativa. L'appuntamento di conclusione di questo primo tempo di lavoro è la finanziaria regionale. Noi approviamo la finanziaria regionale il 28 di dicembre, il DPFR regionale l'approviamo a settembre, già pronto. Questo capitolo metodologico e contenutistico lo contempliamo nel DPFR con livello di descrittività che è consentito al DPFR, cioè non ci sarà il dettaglio dettagliato che è stato invocato dal sindaco, ci sarà un riferimento di indirizzo amministrativo a questi obiettivi. Noi ve lo verremo anche ad esibire e lo reillustriamo soltanto alla conferenza dei sindaci, alla adunanza, alla seduta dei sindaci, allargata a tutte le figure espressive, compreso naturalmente e gradevolmente gli oppositori del Consiglio regionale, per fare in modo che tutti possano misurare qual è la progressione di questo lavoro. La garanzia, ci teniamo molto. L'Abruzzo va divisa in una serie di ellissi. C'è un'ellisse amministrativa che deve colpire il ritardo della vallata Peligna, che è area di crisi dal 1993, DL di Gino Giugni, 148 del 93. Ci stavano comprando i biliardi ci stavano comprando per la difficoltà.
programmato, il finanziante e gli obiettivi sconosciuti. Abbiamo una zona in ritardo che riguarda la bassa Val Pescara, che di scalo è la vallata della morte. E qui non c'entra uno che fa il sorsedario, lo ha fatto, lo farà. C'entra i numeri di quella realtà. Abbiamo una zona letteralmente demolita dalla scomparsa delle piccole imprese, che è la Val di Brata. E poi c'è una zona dove si assomma la più parte della delinquenza organizzata minorile, la scolarizzazione scomparsa letteralmente, il consumo di sostanze stupefacenti, che sono 138 vie della città di Pescara, tutte minuscole, che eravamo riusciti noi a inserire come zona franca fiscale, l'unica città d'Abruzzo in quella stagione competitiva. Nella delibera famosa c'è scritto: tre aree avrebbero meritato la compatibilità degli strumenti degli aiuti di Stato. Al primo posto, e distaccatamente rispetto alle altre, la massima. In termini minuscoli, il quartiere 3 di Pescara, dove un illustre sociologo, De Rita, dice, è riuscito rovinosamente ciò che in Europa non è mai riuscito, l'integrazione perfetta di extracomunitari all'interno di questo quartiere, dove c'è il più alto numero di consumo di sostanze stupefacenti, violenza alle donne e ai bambini, un disastro. Distaccatamente. E poi un problema in una zona che aveva una grande realtà nazionale, passata da una grande realtà francese, adesso questa realtà francese presenta segni di invalidità civile che la Brioni dipende. 60.000 abitanti su 20.000 di popolazione, io l'ho esclusa. L'ho esclusa perché non ci stava la possibilità, perché per arrivare a Penne bisognava organizzare una continuità territoriale che era disastrosa. Quindi un ragionamento di maturità e di saggezza. Che cos'è che dico a voi per concludere? Noi dobbiamo determinare una differenziazione di strumenti, ci dobbiamo vedere a ripetizione sapendo che 2 miliardi di euro abbiamo da dare nei 7 anni. 2 miliardi di euro. Quello che è accaduto in passato è che se facevano i saldi qui, nel Molise, nel Lazio, i saldi di fine stagione, abbiamo anche coperto finanziariamente bersagli che non avevano tutto questo valore di spingimento per una inettitudine programmatoria precedente. Qui voi ci date la forza di azzeccare il cammino futuro, perché un pezzo del lavoro dell'uncinetto lo fate voi e voi vi assumete la responsabilità di edificare a bersaglio di valore quello che voi dite. Nel 96 un galantuomo di nome De Rita si inventò i patti territoriali, in quella versione erano perfetti. Poi li vollero statalizzare. Li volle statalizzare, caro Giovanni, un sardo di nome Macciocca, come si chiama? Macciotta. Macciotta. Li volle statalizzare. Introdusse il controllo della Corte dei Conti, irrigidì molto i meccanismi. Nell'idea di De Rita era la comunità si autodetermina, individua obiettivi e si dà regole. Qualcuno che sa di programmazione, anche con competenza più di qualcuno, mi aiutano a ricostruire. Ecco, De Rita diceva: il dono che arriva alla pubblica amministrazione da parte della comunità è che scelgono loro, perché sanno che da quello che scelgono deriva la vita delle loro comunità, quindi non possono scherzare. Questo vi dico, noi non abbiamo predilezioni, noi vogliamo che quello che si sceglie abbia significato, duri come effetto e determini la crescita anche quando finisce il rubinetto del finanziamento. Voi avete fatto una scelta di campo su un versante che sta su questo documento. Poi c'è la vita delle imprese che richiamava l'onorevole Piccone e qualche altro che ha parlato, diciamo, in ragione dei comuni. Noi vogliamo lì confezionare un pacchetto di convenienze per attrarre. Però ogni volta che leggete, e fra poco leggerete per esempio che l'Abruzzo zonizza le aree interne sulla base di quattro criteri: spopolamento, invecchiamento, dissesto idrogeologico e tradizione associativa. C'è la più parte degli abitanti zonizzata che è nella Marsica. In quale parte di Marsica? I piccoli comuni che hanno questi quattro elementi. Vi ho fatto una scelta di campo, anche qui rigore, la più parte della Marsica, ma non a bilanciare questo, non c'entra nulla.
e la rotativa della lettura fotografica programmatoria che esalta i piccoli comuni della Marsica, come sanno quelli che ci hanno lavorato. Nella provincia di Pescara, che esprime questo presidente un po' dittatore, ci sta la zona Vistina, i piccolissimi comuni, non bene, i piccoli comuni, ci sta Farindola, e poi ci sta la vallata del Fino, dove ci vivono i lupi, dove non c'è più un metro quadrato di strada, dove praticamente i numeri sono quelli di 100 anni fa, non c'è più la vita. Adesso o deliberiamo che lì non ci può vivere più nessuno, e abbiamo la forza di portare tutti nei grandi centri abitati, e poi c'è l'Alto Vastese, l'Alto Sangro e l'Alto Vastese. Queste sono le tre zone che noi abbiamo rilevato. Faremo zone ad alta intensità di sostegni che chiameremo aree deboli, aree innovative, le aree di pregio, per esempio una cittadina come Pesco Costanzo o come Santo Stefano di Sessano. Ritenete voi che se funzionano oggi senza particolari strumenti, se diamo ulteriori strumenti, riescono a determinare una luminosità attrattiva della quale si avvale tutta la regione? Così come ci sono aree forti che hanno infrastrutture di grande rilievo. Avezzano, per un verso, è anche area forte. Quando si doterà di questa infrastruttura che stiamo tratteggiando, come ce l'ha Pescara un'area forte, che è il porto di Pescara, Ortona. Ma non è che quando zonizzeremo le aree forti uscirà qualcuno che dice non ci siamo noi lì. Insomma, a ciascuno il suo, sapendo che abbiamo voglia di fare il bene. Grazie e a presto.